6x6 from wall to wall. Shutters on the windows, no light at all. Damp on the floor, you got damp in the bed. They're trying to get you crazy, get you out of your head. And they feed you scraps, and they feed you lies. Personaggi ci hanno colpito in modo particolare quando abbiamo visitato Auschwitz e il ghetto di Cracovia con il treno della memoria. Uno è Rudolf Höss, il comandante del lager a cui piaceva obbedire, e l'altro Tadeusz Pankiewicz, il farmacista che decise di condividere da ariano la sorte degli ebrei. 6x6 from wall to wall, shutters on the windows. No light at all. Damp on the floor, you got damp in the bed. They're trying to get you crazy, get you out of your head. And they feed you scraps, and they feed you lies. Rudolf Höss fu comandante del campo di Auschwitz dal maggio 1940 al dicembre 1943. Nel pomeriggio del 16 marzo 1946, due ufficiali della War Crimes Investigation Unit dell'esercito britannico della zona del Reno lo interrogarono a lungo sulle sue responsabilità di aguzzino. Successivamente fu imputato nel processo di Norimberga, incarcerato a Cracovia e impiccato ad Auschwitz il 16 aprile 1947. Dichiarazione rilasciata volontariamente da Rudolf Höss, ex comandante del campo di concentramento di Auschwitz, il 16 marzo 1946. In base all'ordine ricevuto da Himmler nel maggio 1941, ho provveduto alla gassazione di 2 milioni di persone tra il giugno e luglio 1941 e la fine del 1943, cioè nel periodo in cui sono stato comandante di Auschwitz. Firmato Rudolf Höss. Per volontà di Himmler, Auschwitz divenne il più grande centro di sterminio di tutti i tempi, allorché, nell'estate del 1941, mi comunicò personalmente l'ordine di allestire ad Auschwitz un luogo che servisse allo sterminio di massa. Non fui in grado minimamente di immaginarne la portata e gli effetti. Era un ordine straordinario e mostruoso, ma le ragioni che Himmler mi fornì mi fecero apparire giusto questo processo di annientamento.
A quel tempo non riflettevo, avevo ricevuto un ordine ed era mio dovere eseguirlo. Una volta vidi due bambini talmente immersi nei loro giochi da non udire nemmeno la madre che cercava di portarli via. Perfino gli ebrei del Sonderkommando non ebbero cuore di afferrare quei bambini. Lo sguardo implorante della madre, che certamente sapeva ciò che sarebbe successo di lì a poco, è qualcosa che non potrò mai dimenticare. Tutti guardavano me. Feci un cenno al sottufficiale di servizio. E questi afferrò i due bambini che si dibattevano violentemente e li portò dentro insieme alla madre che singhiozzava da spezzare il cuore. Provavo una pietà così immensa che avrei voluto scomparire dalla faccia della terra. Eppure non mi fu lecito mostrare la minima emozione. Non era davvero una condizione né felice né desiderabile. E tuttavia, ad Auschwitz, tutti erano persuasi che il comandante avesse una gran bella vita. In verità, la mia famiglia stava bene. Ogni desiderio di mia moglie o dei bambini era esaudito. I bambini vivevano liberi e all'aperto, e mia moglie aveva il lusso di un giardino fiorito, che era un vero paradiso. Purtroppo, la mia preoccupazione costante era di essere sempre in servizio. E con quanta esagerata coscienza del dovere ho reso la mia vita più difficile di quanto non fosse già di per sé. Noi, ad Auschwitz, abbiamo visto il luogo dove fu ucciso, ed accanto alla forca, la bella villa in cui Hess trascorse quei 3 anni, in cui fu il responsabile del campo. Their eyes are all as hidden as their Hippocratic oath. They tell you how to behave. Behave as their guest. You want to resist them. You do your best. They take you to your limits. They take you beyond. For all that they are doing, there's no way to respond. Hold on. All'interno del ghetto di Cracovia c'erano, prima della guerra, quattro farmacie di proprietà di persone non ebree. Pankiewicz fu l'unico che rifiutò l'offerta di spostare la sua attività nella parte ariana della città. I prodotti farmaceutici e medicinali che venivano forniti agli abitanti del ghetto erano gratuiti e migliorarono di molto la qualità della vita. Pankiewicz racconta di aver distribuito molte tinture per capelli per cercare di nascondere le vere identità degli ebrei. Racconta anche di aver dato calmanti ai bambini per fargli fare silenzio durante i rastrellamenti della Gestapo. Respond. La farmacia diventò un luogo di incontro per gli intellettuali del ghetto e per le attività di resistenza. Pankiewicz e il suo gruppo di collaboratori rischiarono la loro vita per organizzare operazioni clandestine e offrirono riparo agli ebrei. They put you
Nell'aprile 1983 la farmacia del ghetto divenne un museo nazionale del ricordo. In riconoscenza dei suoi gesti eroici, egli è stato nominato dal governo israeliano Giusto tra le Nazioni.